Ciao ragazzi, io sono Red e bentornati da Monopoly Software Shop. Sapete cos'è che non facciamo da una vita? Anzi, non abbiamo mai fatto sul canale un custom esterno. Andremo quindi a customizzare una replica che al momento va molto, molto, molto di moda. L'Urghi. L'Urghuno, così vi faccio arrabbiare. Stiamo parlando del modello della Bolt. Se non sapete cosa pensiamo di Bolt, c'è un incredibile video fatto sempre da me medesimo. In breve, Bolt è incredibile perché fa dei frame esterni che sono solidi, non si muovono e ultra realistici. Quindi una delle piattaforme perfette per essere customizzata. Ovviamente, come al solito, prima di partire, sigla. I Bolt sono veramente incredibili. Quasi quanto Monopoly Software Shop, negozio di attrezzatura software, militare, tattica, outdoor e tanto, tanto altro. Trovate ovviamente il link in descrizione. Tutto quello che vedrete all'interno del video sono prodotti che trattiamo e potete acquistare anche voi per andare a customizzare la vostra replica in maniera simile o completamente diverso a quello che andremo a fare noi adesso. Bando alle ciance e vediamo cosa monteremo su questa bambola. Il fucile è la bambola in questa espressione. Abbiamo qui la nostra incredibile replica, direi che possiamo partire customizzandola. Cosa andremo a montare come prima cosa? Che tipo di look gli vogliamo dare? Vogliamo andare a cavalcare una delle onde del momento, ovvero The Rise of the Riser, come l'hanno chiamata alcuni, ovvero il fatto che si stia utilizzando veramente ovunque l'utilizzo di temi di puntamento, optoelettronici e anche laser rialzati. Quindi chi siamo noi per privarci di un bellissimo riser Hydra? Questo è un riser modello Hydra, della Watson. Non ha i loghi originali, è anche un pochino più bello ed evitate di farvi vedere ovunque. Questa è la versione ovviamente con due slitte picatinny, con 6 slot cada una, perché noi andremo a montare un mirino olografico. Mentre se foste degli amanti del T1 come me, c'è un'altra versione che vi farò vedere tra poco. Ovviamente le due parti più importanti da accoppiare all'Hydra sono il sistema di puntamento laser e il sistema di puntamento optoelettronico. Noi abbiamo scelto un sistema di puntamento olografico XPS3/2 sempre della IMO e uno stupendo Dybal 2 della Watson. Due must per noi, soprattutto il Dybal 2 che rimane uno dei sistemi di puntamento che preferiamo. Direi che possiamo partire con il montaggio. Ci sarà ovviamente il buon War qui di fianco a me che mi sta dando una mano a fare le varie riprese. Saluta War. Ciao ragazzi. La mano più sexy del web. Ho messo tutta la roba. Allora, qui abbiamo gli strumentopoli misteriosi. Ho perso il riser. Fra, ma che cosa? C'è del dubbio in quest'uomo. Ah, è qua, ok. Questi riser personalmente sono fenomenali e c'è un motivo, se lo dico, che verrà rivelato solamente dopo. Quando andate a montare il riser e in generale tutti i sistemi di puntamento, il mio consiglio è di allinearli, sia per un fattore realistico sia per comodità, con il ricevitore dei caricatori della replica. Normalmente si mettono lì perché è il punto in cui sparando l'arma si flette di meno e quindi si mantengono meglio, tengono lo zero e tutto il resto in generale poi stanno bene, sono a distanza giusta per permettervi di prendere mira e altre cose divertenti. Detto ciò, vediamo di montarlo. E se io ho una UG? Cambia fucile. Il candelabro della bella e la bestia sta diventando. A War non piacciono i riser in generale, l'Hydra ancora meno. Io continuo a dirlo tedesco, Heil Hydra. Ok, ma potevo metterlo forse anche un po' più avanti. No, no. Va bene, ci piace? Il vantaggio di questo modello di olografico è che potete andare ad aprire il blocco e andarlo ad appoggiare comodamente e chiudere. E questo rimane lì. Stessa cosa vale anche per il nostro Dybal 2. Possiamo andare ad aprire questo lavoro qui, posizionarlo comodamente un po' più avanti, così non entrano in conflitto. Questi poi sono bloccati. Vi consiglio sempre di andarli a stringere leggermente, così siete sicuri che non li perdete in gioco. Un consiglio essenziale che vi do è stringete bene gli accessori sulla replica, perché li perdete in campo con la stessa facilità con cui le 2003 perdono la verginità in discoteca. Comunque scherzi a parte, stringeteli perché perdete la roba. Soprattutto su questi modelli, a differenza degli altri, trovate un rinculo simulato che è posizionato all'interno del calcio, come sulla stragrande maggioranza se non tutti i modelli della Bolt. Quindi fate in modo di stringerli bene, che sennò li perdete. Tutto fenomenale, però c'è un problema per utilizzare questa affare adesso. Qual è il problema, War? A parte che sta troppo in alto? Già, io metterei un bel remoto. Ecco, perché sennò non possiamo andarlo ad utilizzare. Peccato che l'originale faccia schifo, perché è estremamente economico. Quindi la Watson, che sa di essere una peccatrice,
ci dà questo incredibile jack per ascoltarvi la musica nei telefonini prima del 2020. Il vantaggio di questi topini qui è che non solo sono ovviamente il nuovo meta, tutti quanti li utilizzano, che sono fighi, avete ovviamente due tasti, questo è push e quando lo mollate ovviamente torcia o dibal si vanno a spegnere, e questo qui invece vi tiene perennemente acceso il circuito, quindi non dovete stare lì col ditino a premere. L'altro vantaggio è che ovviamente possiamo andare ad attaccare su keymod, Hemlock e RIS, dove preferiamo, e non rischiamo di perderlo. Quanti di voi si vorrebbero far montare la replica da War? Sì, potevano farlo. Vabbè, Watson è replica, non è che ci si può lamentare sempre, eh? Cioè, tenete conto che c'è una cosa che dovete sapere quando montate questo tipo di sistema rialzato. Come potete vedere, il cavo del remoto è pensato per essere sul davanti, perché normalmente vado a montare i miei accessori sulla parte frontale del RIS. In questo caso invece noi l'abbiamo portato sulla parte posteriore, quindi qui dobbiamo ovviamente far sì che il cavo ci arrivi. Questo ci porta ad avere ovviamente un pochino meno lunghezza di cavo. Ci sono varie opzioni per ovviarlo, noi abbiamo voluto montare questo, è un pochino indietro per una persona alta come me, perché andrei a portare questo remoto un pochino più avanti sulla slitta RIS, ma a mio parere è completamente utilizzabile, anche perché vado a utilizzare questo sistema di puntamento laser tendenzialmente in CQB, quindi va più che bene come tipo di grip. Manca Filomena, e questa è perché avevo una professoressa, vabbè, lasciamo stare. Andiamo a montare questo grip frontale che ci aiuterà non solo ad andare ad imbracciare la nostra replica in maniera molto più comoda, molto più pratica, ma anche a trovare direttamente il remoto e avere un grip corretto per andarlo a utilizzare. Io monto, intanto War vi elencherà i motivi incredibili per cui abbiamo scelto questa e non quella di qualcun altro. Abbiamo scelto verticale, ragazzi, perché comunque l'impugnatura verticale ti permette di avere un po' più controllo e a gestire meglio repliche un po' pesantucce, quindi molto accessoriate come questa qui. In più, questo modello in particolare non è eccessivamente lungo e tedioso da gestire, perché tiene comunque una linea molto minimal. Andiamo a montare il giochino, però per farlo ci andremo a semplificare la vita. Lo andiamo a mettere a testa in giù, è a testa in giù. Io ho un faretto piantato in faccia che crea qui dentro non un'ombra, ma un buco nero che assorbe la luce ma non la riflette. No, è che... Levati. No, fammi luce. Dammi. No, fai luce. No. La stringila. No, ok, ok. Ok, vediamo se abbiamo fatto un buon lavoro. Normalmente, torno a dire, io andrei a gripparlo qui davanti, quindi una tacchetta più avanti, tenendo conto che la maggior parte delle persone non hanno delle braccia lunghe quanto... personaggio con le braccia lunghe? Non un genovese. Neanche un T-Rex. Amici genovesi, amici T-Rex, è una battuta. Comunque, mi permette di andare ad attivare tutto perfettamente e mi sento veramente molto fico con questo affare. Molto bello che il riser ti permetta di usare la mano senza preoccupazione di andare incontro al laser. È tutto molto bello, ma effettivamente, per quelli come me che sono restii a questo tipo di tecnologie, per quale motivo c'è quel riser lì sopra? È giusto, cioè capiamo perché vogliamo portare la roba più su. I motivi sono due. Uno, se indosso una maschera, come spesso accade nel soft air, questo è il motivo per cui lo fanno in tanti anche nel soft air, non è solo moda, ho bisogno di più spazio, perché non posso andarmi ad appoggiare con la guancia sul calcio, ma devo avere più spazio per potermi allineare con l'occhio. Questo sistema, riser, rialzatore, mi permette quindi di andarmi ad allineare con la tacca di mira senza essere appoggiato qui, ma con un blocco in più che può essere la mia maschera, sia essa protettiva o antigas e tutto quello che noi ragazzi pazzi facciamo al posto di imparare a sparare con la replica. In un'ottica più realistica, in realtà viene utilizzato quando si monta l'NVG, il visore notturno, sull'elmetto, perché non ti permette di allinearti come se fossi con un cappellino di pile in testa. Andiamo a rialzare anche le altre cose per due motivi. Quello che mi piace di più è avere meno peso sulla parte frontale della replica. Quindi quando io vado a montare il mio sistema di puntamento laser qui dietro, ho meno peso sulla punta della replica. Visto che il braccio che fa più fatica tendenzialmente per me è questo, visto che il braccio sinistro in questo caso è a riposo, è chiuso qui e per lui è più facile, non deve sostenere tanto peso, soprattutto con repliche lunghe, avere il laser qui dietro mi evita di avere troppo peso sul davanti. Io riesco a stare in puntamento e non avere troppo peso qui in avanti, e questo braccio regge di più, essendo quello che anche va a stabilizzare di più la parte frontale della replica da cui esce il pallino.
vino. Personalmente non è male, perché vogliamo sempre riempire queste repliche di tutti gli accessori possibili, ma poi dobbiamo fare fronte al peso. E l'altro motivo è che, ovviamente, essendo qua rialzato, posso andare a grippare il fucile dove voglio, tanto il fascio laser va sempre più avanti, cioè nel senso non trova nessun impedimento, non viene bloccato dalla mano o da altro. Fenomenale, mancano ancora però due incredibili parti per finire questo custom, che non ha mai rotto il custom dall'inizio del video, incredibile. Un altro elemento che va veramente molto di moda sono i copri-gris. In questo caso abbiamo due copri-gris Magpul che vi farò vedere direttamente montati, perché non è che c'è tanto da dire, mantengono e danno grip maggiore, e se avete per caso la batteria all'interno del paramano, non è questo il caso, andate anche un pochino a coprire il fatto che magari si vedano i cavi all'interno. Okay. Questi cazzilli qua pesano poco perché sono fatti ovviamente in polimero e sono iper ultra facili da montare. Vi basta mettere questa parte che va direttamente nel RIS e poi ci sono questi due pezzettini che la vanno a bloccare perfettamente all'interno. Serve convincerli per entrare in modo tale che non possano uscire. Io non voglio fare troppa forza. Ok, ok. Personalmente sono molto utili perché vanno ad aumentare il grip sulla replica, pesano veramente poco. L'altro lato positivo ovviamente è che vanno a cambiare un pochino la linea della replica e potete quindi andarla a personalizzare a seconda del vostro gusto, perché poi ce ne sono di 250.000 forme diverse. Richiamano anche sicuramente il pattern della grip, in più vi permettono anche di proteggere un RIS bello come quello che ha questa replica qui dalle continue manate e graffi dati dai sassi che vi portate tra le dita. Tra l'altro in un fucile rinculante come il Bolt danno anche quel grippino in più, esatto, che ti assicura bello. I più superficiali di voi forse si fermerebbero qui ritenendo la replica completamente customizzata, è già stato fatto abbastanza, ma noi no. Vi abbiamo insegnato qualcosa in tutti questi anni, è che abbastanza non è mai abbastanza. Ariane del Bosco. Bravissimo! Gli ultimi due accessori infatti sono uno molto funzionale all'utilizzo della replica, l'altro un po' meno, molti di voi bestemmieranno, si lamenteranno, urleranno nei commenti e ci denunceranno, ma noi lo faremo lo stesso perché crediamo in noi. Il primo e più essenziale a mio avviso è un calcio. Questo è un calcio su licenza Daniel Defense, a mio parere uno di quelli più comodi e soprattutto con delle features come questo grip sulla guancetta che vanno effettivamente a dare un benefit all'utilizzatore e che soprattutto ha dei vani per le batterie che ci serviranno, perché il Bolt ha ovviamente il sistema rinculante nel tubo. Il calcio che abbiamo scelto è prodotto dai CS per AMG, che detiene poi le licenze Daniel Defense. Ha di bello che, oltre a essere probabilmente l'unico calcio su licenza Daniel Defense, nonché probabilmente anche l'unico su licenza prodotto dai CS, che comunque tiene una qualità estremamente alta, e soprattutto, come ha detto, ha il vano batteria, incredibilmente comodo rispetto ai suoi concorrenti. L'ho montato da solo, non mi ha aiutato Work. Sì. Molto molto figo, la cosa più figa di questo calcio però, che non ho scoperto 5 secondi fa, è che non abbiamo la parte posteriore che si stacca completamente e rischiamo di andarla a perdere, ma ci basta andare a tirare indietro e abbiamo il vano batterie completamente aperto, tra l'altro è capientissimo, cioè ci stanno anche le Titan qua dentro, e quando abbiamo finito ci basta tirarlo indietro e questo si va a chiudere. Voglio provare a fare un taste test, cacchio. I calci su licenza Daniel Defense vi si piantano nell'incavo della spalla e cacchio non si muovono e sono comodi. Cioè sono, a parte il fatto che non balla niente, cioè quel minimo che gli serve per girare. No ragazzi, veramente è... Mamma mia, che gusto! Oh. Il cattivo preferito prende forma. Metto i soldi nel soffitto, perdo chili, peso forte. Ovviamente accoppiandolo con questo sono veramente molto fighe, perché insomma sono accoppiabili. Non abbiamo intenzione di chiamare il meccanico e fargli smontare tutto per farvi vedere questa singola cosa, però. Come ho già detto in recensione, Bolt ha un grande, gigantesco e unico problema per me, che è anche facilmente ovviabile. Oltre alla mia. Il caricatore, ovvero questi caricatori qui fanno veramente caricacare. Questa gag era incredibile. Quindi questi caricatori fanno schifo, come detto, e noi quindi li andremo a sostituire con i migliori caricatori da software in commercio. Questo è proprio il mio, infatti A03, raccomando, link in descrizione. Sono i PTS, ovviamente, non quelli da 250 colpi, perché no, mi piacciono anche un pochino di più e mantengono bene il realismo della replica, e ovviamente direi che si sposa veramente molto bene con il tutto. Purtroppo è arrivato il momento delle note dolenti, quelle che tutti gli accaniti leoncini da tastiera
useranno come cavallo di Terdamoro lì da York. No. Per silenziatore, volevo arrivare a questo, il silenziatore, la premessa è infinita. Il silenziatore, mentre io lo monto, War farà il commentary, perché io mi sento già male. Andiamo subito a svitare, porca merda, andiamo subito a svitare la brugolina di ritenzione dello spegnifiamma rosso. Ricordatevi che Bolt ha gli spegnifiamma fissati, quindi non provate a svitarli con le pinze tirando e poi non smontando tutto il frontale della replica, perché basta una brugolina da uno, credo sia uno e mezzo, dovete controllare. Questo silenziatore in particolare non è a caso, perché giustamente mette a tacere tutti quei che noi dicono. Ma meno! Che diranno: no, ma quando sei in CQB dentro le stanzine dell'asilo non ci passi per le porte. Ma shooting. Questa qui è a sgancio rapido, quindi andremo ad applicare il suo spegnifiamma, che tra l'altro è praticamente identico all'originale, su base AR-15, e per non citare il modello esatto, sulla volata, e noi possiamo poi andare ad applicare il corpo del silenziatore, che effettivamente andrà a dare volume e lunghezza alla replica, solo la correnza magari consigliato solo per le foto. Eccolo qui. Quindi riprendo un attimo controllo dopo gli commenti di odio. Questo sistema è perfetto perché possiamo avere la, ovviamente, volata, lo spegnifiamma in metallo, colore accettabile, montato qui sopra, al posto ovviamente di quello rosso, di quello che vi viene fornito in confezione. È ovviamente friendly con l'aspetto abbastanza realistico della replica, e abbiamo un silenziatore a sgancio rapido. Andiamo a sollevarlo, lo possiamo andare a incastrare qui, bisogna, ok, beccarlo giusto, e questa è l'estetica. Ovviamente ci basta fare così e lo possiamo andare a togliere. Personalmente questo custom mi fa veramente impazzire, cavalca molto ovviamente la moda del momento, ci sono quegli elementi che a molti non piacciono, soprattutto i fan del vecchio stile o di uno stile meno moderno, personalmente però funziona e mi permette di fare tutto quello che voglio senza avere delle robe veramente troppo inutili, perché l'unica roba un pochino inutile, se proprio vogliamo, è il silenziatore, che però per fare le foto ed esteticamente ci sta veramente molto. Vi ringrazio per essere arrivati fino a qui, vi esorto a dare un'occhiata in descrizione perché troverete un sacco di link e cose che potrebbero servirvi per andare a customizzare la vostra replica, e ovviamente fare un salto da Monopoly Softair Shop, il negozio di attrezzatura sportiva, airsoft, outdoor, militare, l'ho già detto in questo video ma lo voglio ripetere, che vi permette di acquistare incredibile attrezzatura a ottimi prezzi. Vi ricordo inoltre di venirci a seguire sui nostri social, Instagram, TikTok e anche sul canale secondario, perché trovate una marea di contenuti che magari vi potreste essere persi. Per tutti, nel tempo e nello spazio. Vi ricordo inoltre che saremo presenti al Junior Softair Camp 2024. Io sarò uno degli istruttori presenti e sarò lì per 3 settimane, non che meno. Quindi venite e incontriamoci, parliamo, discutiamo. Qui da Red è tutto e, come al solito, stay hungry.